Women's Rugby World Cup, Ireland, August 2017. Bring it. Alla fine, Riccardo, bilancio positivo, perché veramente per queste nostre ragazze un mondiale impegnativo così, poco recupero, una partita che si vedeva che erano stanche tutte e due squadre, quindi finita bene, dai. Sì, è stato un mondiale in crescendo e la forza delle ragazze è stata proprio questa, di migliorare partita dopo partita e acquisire anche la consapevolezza e la sicurezza dei propri mezzi, e che oggi, quando abbiamo visto, diciamo, nel tempo supplementare, è stato proprio quello che ci ha fatto andare avanti. Questo percorso fatto con tutta la squadra, con lo staff, che ha praticamente cementato il gruppo, e oggi era una partita che non ci vedeva chiaramente favoriti, perché la Spagna ci aveva battuto già nella fase preliminare, però è stata la forza del carattere, è stato veramente il carattere che le ragazze hanno, quell'unione che hanno sempre avuto. Infatti si è visto anche sul piano tecnico la partita, nel primo tempo c'è stato il possesso della Spagna, nel secondo tempo un piglio diverso e meritavano già la vittoria, forse nella partita normale, quella meta lì che probabilmente c'era alla fine ci ha penalizzato, dopo c'è stata la meta della Spagna. Niente, comunque il sapore di vincere questo derby con la meta del tempo supplementare. Penso che tanti nuovi appassionati del rugby che ci seguono attraverso le ragazze, è un buon spot, un buon modo di diffondere il rugby femminile. Sì, il rugby femminile poi in Italia sta crescendo, e quindi anche questo è essere arrivati noni, che era l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati, e quindi averlo raggiunto vuol dire, diciamo, la missione compiuta. Oggi ho visto nelle partite di rugby il discorso del possesso, è vero che è importante, però non è più determinante a fine di risultato. Noi siamo stati più concreti e più efficaci, e quello è stata la nostra forza, il nostro punto di forza. A chi salutiamo, Riccardo, in questo momento, visto che finisce questo mondiale e adesso si torna a casa, chi ti viene in mente di salutare? No, a questo punto mi viene in mente un po' di salutare tutte le ragazze che veramente hanno contribuito a questo obiettivo. Ci sono state anche ragazze che sono rimaste fuori per motivi oppure di infortuni oppure anche per scelte, che però hanno sospinto per quest'altro gruppo, che è un gruppo veramente forte. Ringraziamo veramente i tecnici, che sono bravi, ringraziamo lo staff tecnico, e cerchiamo di alzare un momento l'asticella per avere degli obiettivi ancora più alti. Salutiamo la Toscana, già che siamo, al tuo comitato. Chiaramente io saluto la Toscana, perché anche se sono in qualità qui di accompagnatore, sono il presidente del comitato toscano, che ha avuto un impulso per quanto riguarda il rugby femminile. Infatti abbiamo tre squadre in Serie A, e anche questa è la dimostrazione che il rugby femminile può crescere dappertutto. Visto che siamo in chiave spagnola, hasta la vista, amico. Hasta la vista. Women's Rugby World Cup, Ireland, August 2017. Bring it.